In Islanda finisce l'era del controllo sui capitali. L'annuncio arriva dal primo ministro, affiancato dal ministro delle finanze e dal governatore della banca centrale. Le misure verranno sospese a partire da martedì. Erano state introdotte quasi 10 anni fa, dopo che la crisi finanziaria aveva messo in ginocchio l'economia del paese. Lo scorso anno erano stati ridotti i controlli per i residenti. Ora però il cambiamento riguarderà individui, aziende e fondi pensione. Si potrebbe dire che i controlli sui capitali siano stati una parte necessaria per ricostruire l'economia dopo il crollo. I controlli finanziari hanno avuto effetto su persone e imprese. C'era l'obbligo di rimpatriare la valuta estera e sono state applicate grandi restrizioni sui movimenti di capitale. L'annuncio ha avuto pesanti ripercussioni sulla corona islandese, che ha toccato i minimi sull'euro da 3 settimane. I controlli sui capitali vennero imposti nel 2008 dopo il collasso delle 3 principali banche del paese. La divisa locale crollò e le autorità decisero di imporre restrizioni ai flussi in entrata e in uscita dall'isola. Nel 2016 il PIL islandese è cresciuto del 7,2%.